A sua voce di Cerveteri, visto lo sfratto da Cerveteri, però una buona notizia, la Dispoli vi accoglie. Ebbene sì, la Dispoli ci ha accolto a braccia aperte, ringrazio veramente, veramente il sindaco e l'amministrazione comunale, che in primis il sindaco è stato in giro con me più di qualche ora per localizzare un po' le cose e farci vedere un po' dove mettere le attrezzature, i mezzi. Veramente, veramente grazie, grazie. Vorrei fare un ringraziamento anche a Salvatore Zincale, il responsabile della protezione civile in Gran. Veramente, veramente mi è stato vicino. Ecco, diciamo comunque sia, lasciare Cerveteri un po' fa male, soprattutto dopo i 30 anni trascorsi lì, accanto alla popolazione, alle varie amministrazioni comunali, in varie attività. Eh sì, veramente fa male, fa malissimo, ma non solo a me, anche i miei colleghi proprio gli fa male, sono amareggiatissimi. Però purtroppo quando si arriva a questo punto, o prendere o lasciare, abbiamo tentato tutto. Dall'altra parte non ci sono state risposte, non ci sono state date risposte, non ci hanno comunicato nulla. A questo punto, visto che il comune vicino ci ha accolto e che ben venga, ringrazio veramente il sindaco Alessandro Sindaco, una nuova associazione va ad unirsi alle tante associazioni di volontariato che già operano all'interno del territorio. Sì, e di questo siamo estremamente felici. La famiglia del volontariato di Radispoli continua a crescere, quindi ci confermiamo una realtà importante da questo punto di vista e per noi la presenza di Assovoce alla Dispoli non può che essere un valore aggiunto, una realtà storica che opera nel territorio da 30 anni, quindi non solo nel comune limitrofo ma anche alla Dispoli. Da maggio sono presenti nel centro vaccinale con i loro volontari per prestare assistenza ai cittadini, quindi andremo ad ampliare questa nostra collaborazione. Siamo felici di aver dato loro la possibilità di avere una sede stabile e sicuramente continueranno a operare alla Dispoli tanto quanto nel comune di Cerveteri come facevano prima. Ecco, diciamo, momentaneamente ospiti della Protezione Civile Comunale, in futuro si può prospettare per loro una sede tutta loro dove poter operare in tranquillità. Ovviamente sì, è chiaro che in questo momento di emergenza, dovendo lasciare la sede attuale entro il 22 di luglio, se non erro, si trovano insomma, nella condizione di dover avere un punto d'appoggio nell'immediato. Quindi noi abbiamo dato la disponibilità di accoglierli con i loro mezzi e attrezzature in questo momento nella sede della nostra Protezione Civile Comunale e poi nel frattempo stipuleremo una convenzione con la quale disciplineremo i nostri rapporti, quindi loro forniranno dei servizi alla popolazione di Radispoli, in cambio noi daremo loro un contributo economico che gli darà la possibilità di individuare, di prendere una sede come punto stabile dove poter stazionare e poi da lì partire con i vari servizi. Quindi penso che dal mese di agosto formalizzeremo il tutto e si partirà con questa nuova avventura ed ecco, per noi oggi è una giornata veramente molto molto positiva e sono felice che col Presidente e con tutto il gruppo che avrò l'occasione poi di conoscere più avanti si sia creato questo rapporto di collaborazione. Noi abbiamo fin dall'inizio del nostro mandato cercato di coinvolgere, di assecondare il mondo del volontariato in questo momento difficile di emergenza sanitaria da oltre un anno e mezzo, insomma, abbiamo visto quanto i volontari siano stati determinanti nel supporto alla popolazione, quindi con questo nuovo ingresso sicuramente ecco, facciamo un ulteriore passo in avanti in questo senso e una notizia che farà sicuramente felice l'intera città perché Assovoce è una realtà che da 30 anni opera nel territorio, è dotata di grandi professionalità, soprattutto nel settore della sanità, quindi ci aiuterà sicuramente a ampliare i servizi e l'assistenza per la popolazione.